Se Zelda Breath of the Wild al 100% vorrai completare, questo video e questo canale dovrai perseguitare. Quindi direi di iniziare. Allora, nello scorso episodio abbiamo completato il canto di Urbosa, ok? Oggi andremo a recuperare un bel po' di semi Korogu e di sicuro inizieremo una mini sfida qua e al villaggio Finterra prima di iniziare l'ultima prova del canto qua della ballata dei campioni. Ok, che in poche parole dobbiamo tornare qua al sacro della rinascita, lì ci sarà la nostra ultima prova. Ma prima di quello andiamo a fare queste cose. Allora, se ricordo bene, qui mi sembra che mi c'è rimasto un Gracioroc da sconfiggere, questa zona qua, quindi teletrasportiamoci subito qua al sacro di Kuitaka e poi dopo scendiamo e andiamo a fare questa zona qua, a ripulire completamente. Via! Allora, eccoci qua. Stiamo morendo dal freddo, quindi indossiamo questa, va? E i pantaloni. Perfetto. Rimetterei questo, va? Dobbiamo andare qua sopra, quindi userei... Innanzitutto prendiamo... questa lumiserite qua, che fa sempre comodo, specialmente per vendere, tanto ormai di tanto non mi serve, perché gli indumenti che devo comprare li ho già belle presi. Ok, adesso andiamo alla nostra Fendi Machini, va. Turbi di levare. E vediamo di arrivare qua sopra. Allora, anzi, se metto gli stivali da neve mi coprono dal freddo. Ora che ci penso. Dove sono? Perché perdo sempre le cose qua? No, quindi mi devo mettere sopra almeno questo. Ok, perfetto. Ci sta l'orsetto! Ehi, calmo! Va bene, te lascio stare, tranquillo. Dai. Vai su di qua. Eccolo là, il nostro Glaciorock. Che mo faremo fuori. Arco, freccia infuocata, perfetto. Se possiamo salire sopra di lui. Raffredda i tuoi bollenti spiriti. Io faccio così, no? E poi faccio così. E poi faccio così. Eh? Ti fa male? Ok. Dovrebbe raffreddare di nuovo. Ok. Su. No vabbè, Link. Dai! Oh, mi hai rotto il pipo! Su. Dai, su. Muori, per favore. Otto. Oh, guarda chi c'è. C'è Orsetto. Oh, non muore. Immortale. È lui la vera calamità. Ok. Quindi, no.
togli, non volevo cambiare, elimina, risegniamo qua. Adesso è notte, che ore sono? Le 23, potrei andare a fare subito lo Stalinox, che si trovava vicino al sacrario qua, quindi dovrebbe essere attivato lo Stalinox, se non sbaglio. Vediamo un po'. Dovrebbe essere qua sotto. Dove sei, Stalinox? O dov'è? No, qua non era. Tu sparisci. Anche tu sparisci. Ok. Perché non lo vedo? Non era per qui? Dove? Ah, eccolo là. Ero io che stavo sbagliando proprio spiazzo. Salve! Sì. Ok, magari lo colpisco, infatti. Userei... questa. Su! Dai. Ma l'arco! 3 ore! Ehi! Ma che vuoi fare? Spiega. Ok. Morto. Perfetto. Che mi ha lasciato? Niente. Niente mi ha lasciato. Armi del Menga. Segniamolo. Via. Andiamo a prenderci questo croco qua. Vediamo un po'. Wine bomb. Spero che sia una cosa veloce. E qui, ok. Togliamo questo. Usiamo questa, va, che si sta per rompere. Me trovo qui, eh. Ok. Vola, sassetto. Ti immagini colpivo qualcuno. Ok, solleviamo. Ed ecco qua. Preso questo. Togliamo. Andrei a farci questo qua sotto. Uno. Questo. Resta qui. Proprio così. Che volevo che tu facessi, ma proprio così, eh. Ok, devo fare buca. E dove sono? Qua sopra, ok. Oh, poverino, è morto subito. È durato meno di una caramella. Allora. Da qua. Prepariamoci con questo, perché noi siamo qua. Dobbiamo fare buca qui. Quindi preparatevi lo stasis. No, così. Facciamola cadere. Dico lo stasis perché tante volte
Dobbiamo fermarla. Fermiamo la pallina lì. Vediamo un colpettino lì. È fatto canestro. Bene. Ok. Preso questo. Andiamoci a prendere questo. Che mi conviene passare di qua. Mettiti questi, va. Tanto qui ormai il freddo non lo sentiamo più. Vediamo se ci arriviamo bene. Poi dopo ci teletrasportiamo di nuovo al sacrario per risalire. Di qua. Che c'era da fare? Prendi questo. Questo. Qua sopra l'albero? No, nine. Ah no, più qua. Anche so bischero proprio. Ora qua sopra? Sopra quest'albero? Ah no, è lì quelle foglie da dare fuoco, belle visto. Adesso è qui in queste foglie qua. Mi trovo qua. Ok, prendiamo. Ha una spada infuocata ancora, sì. Perfetto, solleviamo. Preso. Ok. Togliamo, elimina il timbro. Da qua. E tornerei di quasi al sacrario. Via. Prima di scendere, passiamo da qua, che voglio andare a prendere lo scrigno della bardatura ancestrale. Che dovrei trovarlo se giro da qua. Passo di qua. La furia di Urbosa è a tua disposizione. Ok, proprio qui dove c'è l'albero di ciliegio, ci dovrebbe essere uno scrigno. Che l'altra volta ci siamo scordati di prendere. Eccolo qua. E andiamo allo scrigno. Brigli ancestrali, perfetto. Così abbiamo completato il set brigli ancestrali e sella ancestrale. Bardatura ancestrale completata, bravo. No! Lasciami in pace, te prego. Non te sto dando fastidio, ok? Io non ti do fastidio a te e tu non dai fastidio a me. Easy. Andiamo a prenderci sta roba qua. No, forse mi conviene, cavolo, andare a prendere prima questa roba qua. E poi scendere. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, vediamo se così ci arrivo. Ok. Devo andare là sopra. Di qua. Spero che non sia a tempo. Sia un semplicissimo sasso da sollevare. Mi sa che in quella roccia lì, è in quel cumulo di roccia. Quindi facciamo così. Caghiamo una bomba. Ok. Dovrebbe essere qui. Fatto una strage di corvi. Qua. Solleviamo. Ed eccolo qua. Ok. Preso anche questo. Elimina. Adesso scendiamo. Scendiamo di qua, va.
qui dov'è? È qui in mezzo. Ce n'è ancora uno qua? Non ricordavo. Ah, è qua sopra, guarda, guardalo, guardalo dov'è. Guarda, si mette anche a piovere, Cristo santo. Dillo, gioco. Paltri, mi stai sui Zebedei, eh? Ma guarda te. Dov'è che non piove? Mi sembra che qua non dovrebbe piovere. Quindi, io tiro fuori questo. Spada infuocata. Bivacchiamo. Mo te la metto io nel Dretanus alla pioggius. Perfetto. Siamo qua. Quindi se io scalo questo, c'è il nostro coruchetto. Esamina, mi dai esame. Grazie. Beh, preso anche questo. Togli. Andiamo a prenderci questo qua, questo stagno. Che cos'è? È qui? È qui. Qui solleviamo sta roccia e c'è il corovo. Ok, preso anche questo. Bene. Andiamo a questo qua, prima di allontanarci troppo. Vediamo cosa c'è da fare. Ok, là sopra quel cucuzzolo. Cosa c'è da sparare? Madonna, ste palle. Sti palloncini. Non ho preso. E io che cerco di farli fuori con le frecce bomba, ma. Aspettiamo che passi di qua. No, ma mi ha preso per il culo, guarda. Donna, sto palloncino te. Qui. Aspettiamolo, su. Con calma. O ce n'era un altro. Ah, oh, finito. Ok. Andiamo questo qua. Ok. Dovrebbe essere dentro. Ok, l'ho belle visto. T'ho belle visto dove sei, sei lì. Eccolo lì. Trovo qua. Ed è lì. Bene. Preso anche questo. No, elimina. E andiamo a prenderci questo qua, poi risaliamo. Sì, 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 andiamo a prenderci prima questo. Andiamo di Wine Bomb. Wine Bomb. Vieni a me. Dai. Dovrebbe essere qui tra questi alberi. E l'albero di qua. Qua, eccolo qua dov'è. T'ho visto. E t'ho rotto. Ok. Era qua.
togli qua e riprendiamo la nostra freccettina. Poi andiamo a questo. Forse così? No, perché? Vabbè, bravo Paltri. Bravo Paltri! Usiamo il turbine, va. Così lo facciamo ricaricare. Dovrebbe essere qui. No. E dov'è? Ah, eccolo là, ho bello visto. Eccolo qua. Lo trovo qua. E qui c'è l'altro colore. Perfetto, riprendiamo la nostra freccia. La cosa buona è che questa zona qui di Monte Satori è ottimo per farmare, diverse cose. Togliamo qua e andiamo a questo qua. Vediamo se così ci arrivo. Ma sale no. E invece sì. E invece sì. No. Eccolo là. Oddio, c'è un altro dove c'è da sparare le frecce. Dammi qualcosa di decente. Un opale. Un opale mi ha dato. Quanti siete? Spariti? Oh! Ah, ero troppo vicino. Ok. Ho preso due in un colpo. Dovrebbe restare uno che fa il giro, dovrebbe ripassare per qua. Ok. No, togli questo. Ok, era qua, eh. Andiamo a prenderci questo qua. Ci arriverò. Il turbine di Revali è pronto. Revali. Allora. Ehi, fermo lì, lo stai passando. Dov'è? È qua sotto, ok. È questa roccettina qua. Mi trovo qua. Ok. Preso anche questo. Adesso, per non saperne leggere né scrivere, potremmo teletrasportarci qua a Zagara. Sì, perfetto. Via. Allora, andiamo a prendere questo Korogu qua. Così qui andiamo a prendere questo. È uno scrigno che si trova qua. Questo qua. Qui c'è, mi sembra, un Inox. Se ricordo bene. Vediamo. Vola, 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 Paltri in alto. Dovrebbe essere per qua.
Ok, dove sarà il cubetto metallico? Sotto l'acqua. Salve, ciucciu, diventate di fuoco, per favore. Grazie. Eccolo qua. Vieni qua. E se non sbaglio dovrebbe andare qui. Dai. Dio. Eccolo qua. Bene. Togli qua. E andiamo qua. Vediamo. Sembra c'erano anche dei nemici in quella zona, Povero Link. Famola così, allora. Dai. Guardali qua. Che arma c'ho? Piano. Ok. Tu. Girati. 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 Non c'è niente, gira. Bravissimo. Fandomo. Ma stava per sparare dalla bocca, cos'era? Dai, su. Dai. Te la faccio fare. Dai, su. Che però colpisce lo Link. È finito! Ma oh, non muore! Alla buon'ora, eh! Alla buon'ora! Allora. Tutto prendiamo il corogo che dovrebbe essere qua sopra l'albero. No, più qua. E là sopra quella roccia, ok. Che c'era che non ce la prendi? E qui questa muraglia. È proprio qui. Ok. La trovo qua sopra. Tempio dei saggi. Bene. Ok. E poi cerchiamo il nostro scrigno. Che dovrebbe essere da queste parti. Dovrebbe essere là. Ne sa. Ah no, era uno scudo. Non ricordo il punto preciso dove appariva lo scrigno. Qui basta andare così.
tutto il tempo. Dov'era? Forse era più qua, mi sembra. Eccolo qua, eccolo qua. Mi trovo qua, eh. E questo è il nostro scrigno del DLC. Elmo di Midna. Perfetto. Abbiamo preso l'elmo di Midna. Adesso andiamo qua. Cristo santo, Link. Mi sento male quando fai così. Oh, vediamo. Allora. Dovrebbe essere per qui? Cavolo, c'è da fare. Non capisco. Che c'è da fare? È qualcosa che non vedo? Qualcosa a tempo? Un fiore? No. Aspettate, che controllo. Aspettate. Ok, sì, è un fiore che parte da qua. Eccolo là sopra il fiore. Non, proprio non l'avevo manco visto. E qua sopra. Da qui parte il primo fiore, eh. Qui. Poi vai di qua. Ok, qua. Di qua. Di qua. Ed eccolo qua, il nostro Korogu. Bene. Abbiamo preso anche questo. E mi sembra che era qui un Inox. Mi sembra di ricordare. Sì, eccolo là che sta in panciolle. Famolo fuori. Famo fuori l'Inox. Dai, che si è rotto. Ce n'aveva un altro, mi sembra. No, non ce n'ho più. Su. Non ho tempo da perdere con te. Dai. Su. Ok. Unghie Inox, che schifo. Perfetto. Anche questo è andato. Prendi questa e torna a questo. Poi andiamo a prenderci questo Korogu qua. Bomba. Ok. Dov'è? Sopra o sotto? Sopra o sotto?
sopra o sotto? Non capisco come sta. Come starebbe sta faccenda? E no. Qualcosa nell'acqua? No. Se muori. Ah, è qua. Ok. Non lo vedevo proprio. Si mimetizzava bene sto... Il sassetto. Ok. Vedo anche questo. Sarà meglio che mangi qualcosa. No, mangiati questo. Mangiati questo. Ok. Andiamo a prenderci questi qua, che non mi ricordo se erano sotto. Vabbè, questi due dovrebbero essere sotto, quindi forse è meglio prima quello là. Allora, quello è un palloncino, belle visto. Quindi adesso spariamo una freccia. Ok. Le. Via. Perfetto. Ok. Che sarebbe questo qua. Elimina. Poi andiamo a vedere quest'altro. Questo di qua com'è? Altro palloncino? Ah no, è un fiore, ok. Quello c'è da scalare. Allora, prima di scalare facciamo quest'altro di qua. Sì. Sì, dai, su, un altro. Ok. Morti tutti e tre. Allora. Salverei. Salviamo. Ok, mi trovo qua. Prendiamo questo sassetto. Vediamo se ci arriva al primo colpo. Cosa che trovo praticamente impossibile conoscendo. Me tocchi, t'ammazzo! Te lo dico subito. Me tocchi, t'ammazzo. Togli qua. Togli questo. Ok, abbiamo preso questo adesso, eh. Adesso ci andiamo a prendere quest'altro, che bisogna scalare il fiorellino che è qua. Te fai i cavoli tuoi? Eh? Allora, il fiore è qua. E mo inizia la scalata. Vediamo se ci si fa così. Lì c'è l'altro. Cos'è? Che è caduto qua vicino? Che è stato quel brillio? Sembrava una stella cadente. Che non ci arrivo. Meglio mettesse questa e questa. Mezza che non ci arrivo. Poi qua sopra è pieno di grublin. Dai, Link, su. Dai, lo sapevo.
Ragazzi. Ragazzi, calmi. Ma guardate. Oh, guarda come vola. Guarda Link volare. Su. Dai, su. Via, tanto fuoco. Su. Ecco, un altro che vola di sotto. Ciao. Allora. Questo qua sopra mi ha lasciato qualcosa, perlomeno, sì. Ok. Dimmi che fiore non se n'è andato. Ti prego. Ah, ok, è rimasto qua. Che fortuna. Dov'è? Dove sei? Guarda là sotto, dov'è? Questo credo che sia uno di quelli tra i più complicati, eh. Scendiamo. Se fa. Su. Ok, abbiamo preso. Ah. Ok. Adesso potremmo trasportiamoci qua alla torre. Via. Trasparente. Vai. E tu guarda l'orizzonte. Quanto è bello. Guarda il mare quanto è bello. Spiralando sentimento. Allora. De là. Là che c'è? C'è una pedana là, ok. Ok, dobbiamo andare a quella pedana. Meno male che da qua si vede. Ok. Che mi dovrebbe sbloccare il coro che si trova dall'altra parte. Perfetto. E là. Fammi vedere. Esatto. Dove sei? Ridi sta ceppa. Allora. Per non saperne leggere né scrivere. Altre volte non arrivassi. Metti questo qua. Così. E poi salviamo. Ok. Via. Di turbini di Revali. Ce la dovrei fare. Credo almeno. Lo spero. Muoviti. No, adesso mi sta prendendo il panico, la paura. Di sicuro non ci arrivo mo, eh. Forza. Sì, siamo arrivati. Ok. Preso. Ok. Abbiamo preso anche questo. Adesso andiamo a farci il sacrario che si trova qua sotto. Un bel sacrarino. Così ce lo togliamo dal mezzino. Andiamo. Eccoci qua. Sacrario de sta ceppa di Kiwazatas. Lo trovo qua, eh. Nel crepaccio di Mortifer.
Via. Perfetto. Due sfere verso il cielo. Allora, questo, se non sbaglio, tu va là dentro. Ok. Poi questa qua la dovrei collocare qua dentro, quindi prendi qua. Mi metto qui e la tiro là. Ok. E poi qui, con la pedana, volo là sopra. Ok, sono qua dentro. Aiuto, mi vengo a vomitare. Dice lo scrigno. Ok, arco reale, super attacco e compagnia bella. Buttiamo questo delle Gerudo, va. Prendi qua. Ok. E adesso ritorniamo sopra. No, perché sono andato prima? Sarò torzolo. Diciamo che... No! Altri! Ma sei ubriaco! Adesso! Dai! Oh! Dovrebbe essere completato, vero? Sì! Via! Usciamo da qua! Tu mi dai l'emblema che me ne voglio andare. Ok. Eccoci qua. Adesso potremmo andare a prendere... che giro faccio? Sto pensando. Da qua posso andare qua. Prendere questo, fare il giro così. Potrebbe essere una soluzione, o venire qua direttamente, farmi qua il ponte. Anche. Facciamo così allora, facciamoci prima questi qua. No, così vado a sbattere, così va a andare bene. E invece no, così andava male. Dai. No, sono andato a sbattere lo stesso. Salve, signori Boblin. Io essere vostro amico. Allora, qua. Come stiamo messi? Lo so che c'è un sacro qui vicino. Allora, un croco lì. C'è qualcosa che... Lei? Un pochino un po' più su. Ok. Perfetto. Abbiamo preso. Che sarebbe questo qua. Per questo mi sembra che a tempo dovrebbe essere qua sopra, se non sbaglio. Dovrebbe esserci una pedana da qualche parte a tempo. Vediamo un po'.
Perché ci sono quei sassi? Allora, prima sblocchiamo questo di qua. Allora, aspetta, prima di fare quello a tempo. Oh, è morto. Oh, è morto. Oh, è morto. Allora, prima sblocchiamo questo che è qua. Questo qua. Ok? Quindi facciamo scendere questa. Seguiamola. Tante volte prepariamo stasis. Ok, canestro. Bene. E poi vi dico canestro e buca. Ok, abbiamo preso questo qua. Vediamo questo qua che sta di fianco. Che è qua. Qui ce lo togliamo subito dal mezzo. Sali su. Ok, sono queste figure qua. Quindi prendi questo. E questo andrebbe messo qua sopra. Lì. Ma dai! Ok. Al millimetro lo vuole proprio, eh. Benissimo. Dato che siamo qua. No, andiamo a prenderci quest'altro. Sì, 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 che è meglio. Poi ci sono due sacrari qua, qua in questa zona. Che potremmo fare anche quelli, se ce la facciamo. Ok. Quindi... Il turbine di Revali è pronto. Ok, Revali, bravo. Bravo il mio Revalino. Dov'è la pedana? Ah, mi sa che è dall'altra parte del ponte. Mi sa che è dall'altra parte del ponte. Adesso che ricordo. O no? Mi sembra che iniziava da qua. Mi sembra che iniziava da qua. Allora, andiamoci a prendere questo di qua. Allora. Sì, perché non ne vedo altri di pedane. Credo. Di sicuro sto sbagliando, eh. Allora. Adesso è qua. O era più un qua. Che io mi ricordo c'era uno che partiva da lontano. Vabbè, questo è qua. So qua, eh. Solleviamo questo. Ok. Bene. Fatemi controllare quest'altro, eh. Vediamo questo che c'era da fare. Allora, non l'avrei mai trovato. Nel senso, sì, l'avrei trovato, però era qua sotto la pedana. La pedana per quello parte da qua. Quindi, eccola là. Eccola là. Quindi ricollochiamo il nostro, dov'è? Teletrasporto. Colloca, sì. Perfetto. Salviamo anche. Ok. Da qua. Via. Vediamo ad arrivarci.
su. Dai, Link. Ok, eccoci arrivati. Ecco, l'ho sbloccato questo. Ah, sì. Ok. Potremmo tornare... No, quasi quasi potremmo andare a farci questo. E il sacrario che è là. Così tante volte lo possiamo usare come teletrasporto. Di là. Ok. Questo Kurogu dovrebbe essere sto sasso qua. Sto sassetto qua. Ok. Bene. Togliamolo. E adesso andiamo a farci il sacrario qua sotto, che è tra le montagne qua. Posso collocare qua, prendere la bomba, tirarla. No. Dov'è? Perché sono torto? Ok. Ho rotto la parete. Mi trovo qua, Potete dare fuoco anche alle piante, come vi torna più comodo a voi. Ed eccoci qua dentro. Sacrario di Nia Nea. Mi ci dovrebbe essere un sacco di frecce, sì, esatto, di materiali. Prima di entrare prendiamo sta roba, va. Ok. Così brucia tutto. Allora, entriamo. Perfetto. Andiamo. Eccoci qua. Prova di forza elementale. Ma lo ghiacciamo. Sempre se ci riesco. Dovrebbe arrivargli la freccia. Pensavo doveva essere una prova di forza avanzata. Invece no. No, questo si sta per rompere. Usiamo questa. Su, è andato. Mi sembra c'è una alabarda. Se non sbaglio. Oh, scudo reale, ottimo. La borsa è piena. Andiamo, che ciò fai, che ciò da che posso buttare. Via questo, tanto. Ok. Poi mi posso anche ricambiare i vestiti, Ok. Il emblema. Perfetto. Ah. Su. Ok. Ma sono ritornate di nuovo. Vai, prendete per fondelli. Su. Allora, andiamo. Il Kurogu che dovrebbe essere per qua. Dov'era? Qua sotto. Poi qui c'è anche un Sasrock. Che adesso dovremmo andare anche a eliminare. Sembra che qui ci sono anche dei guardiani. Se ricordo bene. Dov'è? Ti sento, Kurogu.
Eccoli qua. Altri palloncini. No, che? Ah, ok. È l'unico? Mi trovo qua, eh. Dai. Sì, era l'unico. Ok. Abbiamo preso. Tra l'altro si mette anche a piovere. Cosa che non voglio. Quindi. Sono stanco della pioggia. Tu vai qua. E tu vieni qua. Fino al mattino. Ancora. E ribivacchiamo. Ok, grazie. Andiamo a farci il sassolo, che dovrebbe essere qua sopra. Stiamo attenti al guardiano volante. Vai su. Avevo un'altra fendi rocce, ok. Eccolo qua, il sassolo. Frecce normali, perfetto. Mi trovo qua, eh. Ok. Ma dai! Ma... Oh! Su! Su! Andato. Ok. E qua. Segniamolo. Fatto anche questo. Qui c'è anche uno scrigno X. Che potremmo prendere adesso. Facciamo fuori sto guardiano. Le zappette come gli ha fatto. Dai, su. Tu non te devi muovere. Non vuoi capire. Ok. Su. Andato. Perfetto. Vediamo queste cose. Ci dovrebbe essere uno scrigno qua che mi dovrebbe dare una parte di Tingle. Se non sbaglio. Ah, è proprio qua, guardate. Qui. Là. Tunica di Tingle, ok. La trovo qua, eh. Andiamo a fare l'offerta. Che vuole? Aia, non ho lo scudo. Sì, mi sembra ce n'era uno qua in zona. Aspettate. Mi sembra che uno scudo arrugginito era qua per zona. Perlomeno mi sembra di ricordare. Questo qua? Esatto. Quindi. Portiamolo di là. E ci sbloccherà il corovo.
Quindi se non avete lo scudo arrugginito, non fate i problemi, proprio qui in zona. E lo mettiamo qui. Perfetto. Ok, preso anche questo. Andiamo a fare prima questo qua al ponte. No, non volevo mettere quello. Volevo mettere questo. Quello al ponte. Che non ricordo cosa c'era da fare. Spero niente di complicato. Ah, ok, c'era tuffarsi. Quindi facciamo così. Ok. Dai. Oh. Così. Non mi dai fastidio. Sono qua sul ponte. Ponte sul fossato. Ci tuffiamo. Sali Link, grazie. Ed eccolo qua. Ok. Dai Link, tu puoi. Tu puedes. Bravo. Ok. Andiamo a prenderci questo qua. Lì. Così. Dov'è? Ok, c'è da fare quella forma. E dov'è quell'altra? Ah, ok, quell'altra qua sotto l'acqua. Quindi mi trovo qua. E questa dovrebbe essere così. E la dovremmo mettere qua. Ah. Bene. Ho preso anche questo. Devo prenderci questo di qua. E così almeno finiamo sta zona. De qua così. Dov'è? Dovrebbe essere sta roccia qua. Eccoci qua. Qua. No. Elimina. Solleviamo. Ed eccone un altro. La faccio? No, non ce la faccio. Adesso sì, ok. Allora, mi restano questi due qua. Forse mi conviene venire qua alla torre e poi venire qua a prendere quello là. Via. Eccoci qua. Da qua. Andiamo di qua. Dai, con questo timbro del teschio, questo. Con il wine bomb della. Ok. Dovrebbe essere qui tra queste rovine. Se non sbaglio, dovrebbe essere un fiore. Dovremmo inseguire un fiore che non ricordo dove c'è. Bastava, sì. Ah no, eccolo là. Bello visto.
Belle visto il fiore. Antico laboratorio di corte. Siamo qua. Te pareva? Gianni e Pinotto. Ok, sono qua. Togli questo. E seguiamo il fiore. Prepara a fare il giro sette chiese adesso. Vabbè, se è qua dietro. Là sopra. Dai. E qua sotto. Ok, eccolo qua. Preso anche questo. Ok, andiamo a prenderci questo qua. Che non ricordo cosa c'era da fare. Forse c'era la tuffassa e basta. Ok. Ah no, mi sa che c'ho da fare canestro a sto giro davvero. Ok. Mi trovo qua. Togliamo questa. Mi trovo qua. E bisogna tirare sti sassi là sotto. Però ci conviene salvare come sempre prima. Così almeno se finiamo i sassi basta ricaricare e ci ritroviamo tutti di nuovo. Non so se ce la faccio. Mi sa che devo fare un glacier. No, vabbè, quasi. Così? Io credo in te, sassetto. Sapevo. Grazie. Ok. Beh, abbiamo preso un bel po' di Korogu, Andiamo. Sacro di Miyamagana, via. Eccoci qua. Perfetto. Allora, andiamo a parlare con Cerada. Cerada si chiamava? Sembra di sì. Andiamo a comprarci sta maledetta casa. Cercina, salve, ne? Uff, che fatica, ne? Che stai facendo? Abbatto questa casa, ne? È vecchia e nessuno ci vuole vivere più. E allora la gente del villaggio Finterra la vuol demolire, ne? L'ultimo che ci viveva se n'è andato a prestare servizio al castello e non ha più fatto ritorno, ne? Sembra faticoso. Sì, signore, il lavoro è duro, ne? Ma io ce la metto tutta. Ehi, fiu, questa casa sembra ancora al sicuro. Oh no, niente, volevo comprarla. Altra opzione. Miceda! Che fai? Sto buttando giù sta casa. Perché? Perché non ci vive nessuno. Ma perché? Il proprietario si è trasferito. Dove? Non lo so, forse è scappato dal giorno alla notte. Capisco. Soddisfatto? Sì. Nell'ultimo secolo sono cambiate tante cose. Hai ragione. Già. Finalmente ci siamo rimessi in sesto dopo le vicende della grande calamità. Sì, è vero. Fai del tuo meglio anche tu. Sì, già. Mi c'è da uomo di parole profonde. Allora, parliamo qua. Cerada. Ciao. Ti serve qualcosa? Che stai facendo? Come puoi vedere sto demolendo una casa abbandonata. Sai, di questi tempi è difficile trovare acquirenti, perciò gli abitanti del villaggio hanno deciso che era meglio buttarla giù. Compro il tutto, no? Ma che gli prenda questo ragazzo? Piomba qui all'improvviso e dice di voler comprare tutto? E va bene allora, lascia che ti spieghi. Vedi questa casa? È abbandonata da anni e per questo gli abitanti del villaggio hanno deciso di farla demolire. Il costo di demolizione, con spese accessorie incluse, ammonta a 50.000 rupie.
Perciò, quando dici di voler comprare questo posto, stai parlando di sborsare 50.000 rupie. Te lo puoi permettere? Certo che sì. Ma guarda, e chi l'avrebbe detto? Questo sguardo lungimirante. Mi ricordi me stesso quando avevo la tua età. E va bene, senti qua. Ho un affare da proporti. Per te farò uno strappo e mi accontenterò di 3.000 rupie. Ma c'è un però. Prima dovrai portarmi 30 fasci di legna. 30 fasci di legna. Dovrò farmi carico di un sacco di spese. Perciò, se ci siamo intesi, ora vai e fammi vedere di che pasta sei fatto. Ah, quasi dimenticavo. Miceda, Cercida, fermatevi. Ricevuto. La casa dei sogni, mini sfida. Allora, mi mancano delle rupie. Andiamo qua al negozio e vado a vendere alcune cose. Che è proprio qua sotto il negozio, qua. Dai. Oh. Entriamo. Vedo un po' di roba. Ok, ho venduto della roba. Mi faccio uscire. Torniamo da Miceda. No, Cerada. Scusate, li confondo sempre. I fasci di legno ce l'ho. Su. Qui a ogni fase taglierò, ragazzi. È inutile farsi stare qui a... Ciao tesoro. Allora, sei pronta a consegnarmi 30 fasci di legna? Certo che sì. Perfetto. Allora, lascia che ti alleggerisca. Bene, mi hai dimostrato che fai sul serio. E ora, come promesso, ti venderò questa vecchia abitazione al modico prezzo di 3.000 rupie. Torna pure a parlarmi quando avrai accumulato il denaro necessario. Ciao tesoro. Sei riuscito a accumulare 3.000 rupie? Sì, le ho. Sul serio? Davvero? Hai intenzione di pagarmi 3.000 rupie? Una brava persona non si rimangia mai la propria parola, giusto? Infatti pago. Oh, ma va là. Che uomo che sei. Bene, allora lascia che ti alleggerisca un po'. Grazie dell'acquisto. Certo che per poterti permettere una spesa simile alla tua età devi aver lavorato davvero sodo. In omaggio ho aggiunto una rastrelliera per armi che mi era avanzata. Spero che ti torni utile. Allora il prossimo lavoro era giusto, c'era quella cosa da fare. Devo chiedere a Miceda di andare a rendere abitabile un appezzamento di terreno nelle terre di Accala. Ok. Ciao tesoro, ho chiesto a Miceda di rendere abitabile ok. Rendere abitabile, sì, per espandere il nostro giro d'affari, capisci? Sto pensando di farlo partire a breve. Perché non vai a fare due chiacchiere con Miceda prima della sua partenza? Parliamo con Miceda. Che c'è? Che fai? Faccio pausa. Oh, senti, ma poi l'hai comprata la casa? Certo. Bravo, così giovane. Addirittura. Sì, vabbè. Che? Mi sa che me ne vado da qua. Perché? Mi hanno trasferito. Trasferito? Forse lo sai già, ma le costruzioni Cerada vogliono espandere gli affari. Sì, proprio così. E dove andrai? A nord, oltre il villaggio degli Zora, nelle terre di Accala. È lontano. Eh? Vabbè. Buona fortuna, grazie. Vabbè, mi dispiace, ma io me ne devo andare. Però, se hai voglia, vieni a trovarmi nelle terre di Accala. Vabbè, stammi bene. Ciao, Miceda! Ok, espansione immobiliare. Un'altra mini sfida che poi faremo anche quella, eh? Adesso parliamo con questo. Ciao tesoro! Bene, pare che abbiamo entrambi fatto un passo importante, diciamo così. Ma il tuo sguardo amico sembra dirmi che potremmo continuare così. Non c'è bisogno che tu apra bocca, te lo leggo negli occhi. Hai appena comprato una casa vuota. Niente male. Mi piace il tuo sguardo deciso, mi ricorda me stesso da giovane. Dai! Sai che ti dico? Mi occuperò io stesso di creare qualsiasi cosa ti serva, che si tratti di mobili, esterni o chissà che. E lo farò al modico prezzo di 5.000 rupie. E va bene, per te farò uno strappo e mi accontenterò di 100 rupie per iniziare i lavori. E va bene.
da 5100 c'è una bella differenza, eh. Torna pure a parlarmi quando ce le avrai. Riparliamo. Ciao tesoro, ti serve qualcosa? Fammi qualcosa. Cosa desideri? Una rastrelliera. Che tipo di rastrelliera? Una per le armi. Fanno 100 rupie, va bene? Ti può permettere questa spesa? Certo che posso. Bene, pagamento anticipato, bla bla bla, ok. Mi metterò subito al lavoro. Cercida, si comincia. Non vedevo l'ora. Sei davvero incredibile. Vuoi dirmi che hai preso tutto? Ah, le follie che si fanno in gioventù. Dato che hai preso tutto, ho aggiunto in dono qualche altro pezzo di mobilio. Cercida, non battere la fiacca. Ricevuto. Ho le braccia a pezzi, non ho più forze. Mi sa che mi prenderò una pausa. Ed ecco qua, la casa dei sogni completata, ragazzi. In poche parole, per ogni cosa che andrete a ampliare, vi chiederanno 100 rupie. Quindi, eccola qua, la casa pronta. Il nostro letto. Bello. Ok. Quindi direi che possiamo continuare.